Allora, buongiorno, apriamo i lavori della seduta mattutina. Eh, registro generale numero 168. Quindi chiediamo, facciamo un'inversione. Eh, la terza interrogazione diventa la prima ed è un'interrogazione a firma del consigliere Longobardi, la numero 168-2. Oggetto, utilizzo, fondo, regionale, durante noi, dopo di noi, risponde l'assessore alle politiche socia, sociali Lucia Fortini. Prego, consigliere Longobardo. Grazie, Presidente. L'interrogazione di oggi ritengo sia particolarmente importante, visto la tematica che riguarda le persone con disabilità. Uh, sul BURC numero 7 del 20 gennaio 2017 è stata pubblicata la legge regionale avente ad oggetto disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziaria. Di fatto, è la legge di stabilità regionale 2017. L'articolo 8,2 della suddetta legge regionale, ed era un emendamento che, che diciamo, con l'amministrazione regionale avevamo concordato di inserire una legge di stabilità. Un mio emendamento era stato inserito che al fine di garantire il necessario sostegno attraverso specifiche azioni rivolte a favore di persone diversamente abili, così da favorire l'integrazione sociale, anche in attuazione delle previsioni della legge 22 giugno 2016 numero 112, disposizione in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, è istituito il fondo durante noi, dopo di noi, per il sostegno ai cittadini diversamente abili, eh, pari a 500 mila euro ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019. Per l'annualità 2018 non risulta ancora impegnate concretamente le suddette risorse regionali e devo constatare, ahimè, che per l'anno 2017 le risorse sono state definanziate e reimpiegate per la relativa variazione al bilancio della Regione Campania. Queste risorse sono assolutamente necessarie per rispondere alle istanze dei cittadini ed in particolare ai bisogni quotidiani dei cittadini diversamente abili che attendono già dal 2017 interventi della Regione Campania sul territorio attraverso l'assessorato alle politiche sociali. Ovviamente per l'utilizzo diretto di questo fondo che è iscritto ed è un fondo strutturale. Senza un intervento concreto e diretto si corre il rischio anche per l'annualità 2018 di non impegnare risorse importanti come queste del fondo durante noi per i cittadini con disabilità. Si interroga pertanto l'assessore alle politiche sociali a rendere noti tempi e modalità di attuazione ed impiego del fondo regionale durante noi dopo di noi per il sostegno ai cittadini diversamente abili pari a 500.000 euro per tre anni. Grazie. Grazie consigliere Longobardi, la parola all'assessore Fortini. Dunque, il provvedimento oggetto di interrogazione è centrale rispetto a quella che è l'idea che questo governo regionale ha del sistema di welfare in Campania. Eh, noi stiamo cercando proprio di mettere al centro la persona, per cui a prescindere poi da quella che potrà essere l'etichetta, progetti di vita indipendente, progetti sul dopo di noi, durante noi, quello che stiamo cercando di fare, di mettere in campo, eh, è proprio la costruzione di percorsi personalizzati. Ciascuno infatti ha le proprie esigenze e quindi gli ambiti territoriali devono proprio porre attenzione rispetto alle specificità di ognuno per la costruzione di un percorso biografico che possa inserire nella maniera più piena e totale l'individuo all'interno della struttura sociale. In particolare per quanto riguarda eh, l'interrogazione eh, ho fatto scrivere una nota alla dirigente proprio per indicare i tempi eh, rispetto all'utilizzo oh, dei fondi. Eh, la dirigente ha comunicato che con ehm, decreto Uh, dirigenziale 150 del 28 maggio 2018, al termine della procedura di identificazione del capitolo dedicato, si è provveduto a ripartire e impegnare la somma complessiva di euro 457.500 a favore dei comuni capofila. O dei Consorsi degli ambiti territoriali campani per le finalità di cui all'articolo 8 della legge regionale 20 gennaio 2017, numero 3, disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania, legge di stabilità regionale 2017 per l'anno 2018. Una volta acquisito il numero di impegno definitivo, come sapete, eh, in questo momento non c'è consentito impegnare e liquidare contestualmente, quindi solo ad dopo aver acquisito il numero di impegno definitivo si potrà procedere alla liquidazione, ma si tratterà, io immagino, di tempi tecnici che potranno essere dell'ordine di un paio di settimane, anche se naturalmente su questo tipo di procedura non ho un controllo diretto ma naturalmente potrò fare attenzione a che il numero di impegno sia dato con eh, velocità. Si provvederà quindi alla liquidazione della somma indicata a favore dei comuni capofila dei consorzi e degli ambiti territoriali campani. Ci tengo anche a precisare che proprio sul dopo di noi, come eh, sapete bene, la Regione Campania ha eh, avviato eh, una procedura con la pubblicazione di un bando per 19 milioni di euro. Uh, questo bando, tra l'altro, è stato concordato con le associazioni più rappresentative perché uh, rispecchia che è, quella che è la nostra, una nostra forte convinzione, e cioè programmare insieme agli attori che poi saranno oggetto delle politiche. Le politiche camminano sulle gambe delle persone, ed è evidente che coinvolgere nel processo di programmazione sia poi utile per la migliore, il miglior esito di quelle politiche. Grazie alla Grazie, parola consigliere Longobardi. Ringrazio l'assessore, mi fa molto particolarmente piacere perché vedo che con il question time di oggi diamo una risposta concreta e certa, avevo anche io sentito gli uffici della direzione generale che, come con, qua, con la quale mi sono la quale direzione mi sono confrontato periodicamente. e Mi fa molto piacere prendere atto che finalmente il 28 maggio è stato emesso il decreto numero 150. Prendo adesso atto di questa cosa. Quindi possiamo dare una risposta concreta agli amici diversamente abili che potranno soffrire di questi fondi. Ci tengo a precisare che, come spiegava l'assessore, sono due fondi differenti. Quindi, il dopo di noi, con i 19 milioni di euro, riguarda una programmazione di tipo nazionale che poi la regione Campania mette in campo, in cantiere attraverso gli ambiti ovviamente per le persone con disabilità o comunque coloro che hanno questo tipo di necessità, invece il Durante noi è un fondo specifico nel bilancio gestionale, mi fa piacere, almeno quest'anno controlleremo affinché queste risorse, così come diceva, entro due o tre settimane saranno a disposizione ovviamente gli ambiti per poter fare questa opportuna programmazione e quindi almeno per il 2018 a quanto ho capito questi fondi sono salvi. Quindi ringrazio e resto in questa fase contento della risposta e controlleremo ovviamente che il tutto poi vada in cantiere così come abbiamo promesso all'esterno. Quindi grazie. Grazie consigliere Longobardi, interrogazione iscritta dal registro generale numero 146. Presentata al consigliere Gennaro Saiello, avente ad oggetto procedura di licenziamento lavoratori impianto sollevamento Polla-Caggiano. Prego consigliere Saiello. Sì, La grazie. cortesia, chiedo scusa, non è riferita adesso proprio al tema, lo dico in tutti, a tutti quelli che seguiranno dopo, dopo il consigliere. Vi sì. raccomando di contenere un po' i tempi. Grazie. Oggi affrontiamo la problematica, il dramma che dal 28 dicembre 2016 stanno vivendo nove lavoratori dell'impianto idrico di sollevamento Pollacaggiano. In quella data queste persone sono state licenziate per cessazione dell'appalto. Da notare che per senso e spirito di responsabilità al solo fine di garantire la continuità nello svolgimento del servizio senza percepire alcuna retribuzione, queste persone hanno continuato a svolgere la propria prestazione lavorativa fino al 3 agosto 2017, data in cui veniva notificata l'ordinanza di sgombero. L'impianto di Gaggiano è di proprietà della Regione Campania ed era gestito inizialmente dalla società GAR, SRL, cessionaria della società GEA SPA, a cui è subentrata poi l'attuale CONSAC. Ora a tutto ciò bisogna fare una premessa. La legge regionale 2 dicembre 2015, la numero 15, che prevede il riordino del servizio idrico integrato e l'istituzione dell'ente idrico campano, ha stabilito l'istituzione di un unico ambito territoriale ottimale, il cui soggetto di governo è l'EIC, l'ente idrico campano, a cui partecipano i comuni del territorio regionale individuati in cinque ambiti eh, distrettuali. In sintonia con, questo, con quanto stabilito dall'articolo dall 173 del decreto legislativo numero 152 del 2006, l'articolo 23 della, della suddetta legge dispone che il personale appartenente alle amministrazioni comunali, alle aziende ex municipalizzate o consortiri, alle imprese private, anche cooperative, che opera nel settore dei servizi idrico è soggetto al passaggio diretto e immediato al nuovo gestore con la salvaguardia delle condizioni contrattuali collettive e individuali in atto. È evidente che in questo caso la Regione, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge approvata sotto questa amministrazione e Consac, dovevano garantire il passaggio del personale al nuovo gestore o comunque provvedere a tutelare la posizione lavorativa di questi nove. Eh, lavoratori, così come è avvenuto e sta avvenendo per i lavoratori di tutti gli altri impianti idrici. In questi mesi si sono svolti numerosi incontri presso la prefettura tra i rappresentanti della società, i lavoratori e la regione finalizzati alla risoluzione di questa problematica. Ad oggi però queste persone sono fuori e non sono state in qualche modo reintegrate. Nel corso di un incontro tenuto il 23 gennaio 2017, un rappresentante della regione Campania, sollecitato in merito alla necessità di garantire una soluzione, assicurava che si stava lavorando a una delibera finalizzata a risolvere il problema. È passato un anno e mezzo e la situazione purtroppo è ancora la, eh, la stessa. Um, Diciamo che la questione è slittata più volte in quest'Aula e in questo periodo ho avuto modo di interfacciarmi con l'assessore e con i lavoratori che oggi sono anche qui. Eh, ovviamente per loro è importantissimo il tempo, i tempi. Noi con questa interrogazione di stamattina volevamo chiedere alla Giunta, all'assessore competente, quali sono le azioni che intende mettere, eh, porre in essere per salvaguardare... Eh, il reintegro di queste persone nel loro posto di lavoro. Grazie. Grazie. La parola al vicepresidente Buonavitacola. Uh, Sull'ordine dei lavori, prego consigliere Gambino. Sì, grazie presidente, chiedo scusa poiché io, anche io ho fatto una, una interrogazione simile. A questa, qua. se posso anche esplicitare la mia, e poi il presidente può rispondere direttamente a tutte e due. le Qual è la, la, la numero 10? L'Avronocerino, impianto? In di depurazione, sì. È la numero 10? L'ultima, non, so non so qual è il numero. Impianto di depurazione, pronoce... prego. Perfetto. Allora, posso? In modo che ci sia una sola risposta esatto, da parte del vicepresidente. È, è più o meno simile, sì. No, no, io adesso sto nita dalla tua. Okay. Premesso che gli impianti di depurazione di Angri San Marzano, Sant'Egilio del Monte Albino, Nocera Inferiore, Foce Sarno, Area Nolana, Mercato San Severino, Solofra sono gestiti provvisoriamente dalle imprese Cogei SRL di Napoli, Consorzio Nocera Ambiente di Nocera Superiore, Passavani, impianti SPA di Novate Milanese, Consorzio Consarno di Castellammare di Stabia e Consorzio Nola Ambiente di Marigliano. Verso le, della regione Campania. Verso le imprese della Regione Campania è inadempiente nel pagamento dei corrispettivi dovuti da settembre 2017 parzialmente ad aprile 2018. Tale inadempienza, oggettivamente ingiustificata e ingiustificabile, trattandosi di somme contrattualizzate di ordinaria erogazione, ha creato gravissime criticità sulla gestione aziendale delle imprese, con effetti negativi anche sul lavoratore e sui fornitori stessi. Problemi e criticità che rendono oltremodo difficile assicurare lo stesso funzionamento ordinario del servizio a loro affidato. Atteso che la gestione sviluppata dalle imprese a, caratterizzato provvisorio, a carattere provvisorio, dovendo gli impianti depurativi essere trasferiti nella gestione definitiva della Gori SPA, come diceva prima il collega, che nell'ambito sarnese. Eh, nell'ambito sarnese-vesuviano e attualmente gestore del servizio idrico, tale trasferimento di gestione annunciato a più riprese non è stato ancora attuato né dato sapere se e quando esso avverrà concretamente. Tanto premesso, si interroga la Giunta regionale e per essere assessore all'ambiente nonché la competente eh, direzione regionale all'ambiente per sapere uno le ragioni che hanno indotto la Regione Campania ad accumulare debiti così rilevanti e prolungati nel tempo nei confronti delle imprese affidatarie? 2. Quali rimedi immediati e urgenti intende assumere per eliminare tali inadempimenti? 3. Se e con quali atti si è proceduto ad eventuale liquidazione di somme riferite al periodo temporale da settembre 2017 ad aprile 2018? 4. Le ragioni che hanno impedito ad oggi di con, eh, concretizzare il definitivo trasferimento degli impianti depurativi alle competenze e gestioni del soggetto gestore eh, del servizio idrico integrato ambito sarnese vesuviano, ovvero adatto soggetto gestore individuato. 5. Quali iniziative urgenti si intendono adottare per definire e concretizzare il trasferimento gestionale e la definitiva stabilizzazione giuridica e contrattuale dei lavoratori impegnati nelle ricordate gestioni? Grazie. Allora, ehm, il tema è lo stesso, ma sono due questioni diverse, quindi, io sono convinto che eh, l'assessore vicepresidente risponderà l'uno e l'altro. Perché poi si sono messe insieme? Diciamo che per uh, semplificare anche una risposta che attiene alla stessa materia. Prego, Vicepresidente. Eh, grazie, Presidente. Sì, eh, c'è una connessione per materia delle due interrogazioni, almeno per la parte eh, di preambolo introduttivo, poi. Uh, vi sono delle particolarità uh, che brevemente illustrerò. La parte comune è, è un po' questa, noi uh, stiamo governando una transizione non facile alla gestione del ciclo idrico uh, secondo i canoni del codice dell'ambiente. Questi canoni prevedono che uh, le regioni non gestiscano, ma programmino e finanzino. Eh, la gestione è demandata, in questo caso, in base alla legge regionale 15 del 2015, all'ente idrico campano e per gestione si intende evidentemente l'individuazione dei soggetti anche gestori del ciclo nei singoli ambiti distrettuali. Eh, noi abbiamo alle nostre spalle un'eredità pesante. Eh, la Regione, in maniera del tutto impropria negli anni passati, ha deciso di gestire parti del ciclo idrico, in particolare eh, dotazioni impiantistiche in regime di eh, affidamento che si protrae, direi si trascina da troppi anni. Eh, Ovvio che gli, questi impianti, che sono sia impianti veri e propri, come impianti di depurazione, sia impianti strumentali come stazioni di sollevamento che servono a eh, superare i problemi di gravità del flusso della, della risorsa idrica e per poterne consentire ovviamente la distribuzione all'utenza finale, ebbene questi impianti... E con il relativo personale devono essere trasferiti al soggetto gestore. Nel caso del lato eh, Sarnese-Vesuviano vi è un soggetto gestore che è la Gori, nel caso diverso dell'impianto di Polla-Interrogazione Saiello il soggetto gestore è il CONSAC. Qual è il problema? Ciò premesso che eh, accomuna ma anche diversifica le due situazioni. Eh, non è facile eh, garantire che il passaggio degli impianti unitamente al passaggio del personale sia compatibile con gli equilibri di bilancio dei soggetti gestori. Eh, vi sono eh, costi di personale rilevantissimi. Eh, nel caso della Gori siamo di fronte a un soggetto più strutturato e solido patrimonialmente, eh, nonostante problematiche che pure ci sono ma che non è questa la sede per affrontare. Nel caso del CONSAC si tratta di una struttura molto più limitata ed esigua per cui a Polla si è determinato un problema. Il CONSAC ha deciso di accettare e sovventa una gestione dell'impianto ma ha evidenziato che il passaggio del personale che era preposto a quell'impianto a carico del CONSAC avrebbe raddoppiato i costi del personale. Determinando una difficoltà gestionale, anzi una vera e propria crisi gestionale di quella struttura. Qual è la soluzione? La soluzione è quella di andare avanti verso sicuramente il trasferimento degli impianti, garantendo, e questo è inderogabile, la continuità del posto di lavoro del personale. Non si può consentire che venga licenziato nessuno. Naturalmente, perché? Si trovi un punto di equilibrio di queste due cose: occorre individuare delle collocazioni compatibili con i bilanci dei soggetti gestori. E laddove questo non è possibile, come nel caso dell'impianto di Polla, garantire una ricollocazione lavorativa comunque all'interno del ciclo delle acque, così come ha previsto la legge 15 del 2015 e così come. È regolato da una delibera di giunta regionale che ha fatto la ricognizione di tutto il personale che, comunque, è preposto agli impianti del ciclo delle acque in Regione Campania. Bisognerà dare priorità nella ricollocazione, e questa è una risposta all'interrogazione del consigliere Saiello. Bisognerà dare priorità nella ricollocazione di questi lavoratori a coloro che sono rimasti senza lavoro perché c'è stato un impianto a cui non ha fatto seguito il trasferimento del personale. E credo che in questo momento in Regione Campania eh, eh, il caso di Pollo sia abbastanza singolare, forse è l'unico. E quindi priorità. Ovviamente noi dobbiamo andare avanti verso il trasferimento perché la Regione sostiene oneri che non può sostenere, impropriamente sostiene oneri nel campo della gestione del ciclo e di queste dotazioni impiantistiche, devono andare ai soggetti gestori, devono essere posti a carico della tariffa secondo il principio che eh, i costi eh, sono coperti dal regime tariffario. Eh, incontreremo delle organizzazioni sindacali per eh, proseguire un eh, rapporto che già abbiamo instaurato, perché noi abbiamo già avuto dei trasferimenti di impianti unitamente al trasferimento del personale nel lato sarnese-vesuviano, dobbiamo continuare questo lavoro e nel caso di Polla occorre necessariamente eh, creare un modello di ricollocazione occupazionale che guardi a un bacino territoriale più ampio e anche al sistema del ciclo nel suo insieme, altrimenti la, no, la cosa non ha soluzione. Eh, per quanto riguarda l'interrogazione del consigliere Gambino, il tema è sempre questo, ovvio che eh, i trasferimenti degli impianti devono essere compatibili con gli equilibri di bilancio dei soggetti gestori. Ed è evidente che su questo occorrerà sviluppare ancora di più il confronto con le organizzazioni sindacali e andare verso una normalizzazione del ciclo delle acque in Regione Campania. Grazie, la parola al consigliere Saiello per una brevissima replica. L'assessore Bonavitacola, che si è reso disponibile a risolvere questo caso unico che riguarda l'impianto di Polla rispetto a, a tutto il resto, alle criticità eh, diciamo, che comunque si stanno verificando anche su altri impianti, ma di diversa natura, garantire una collocazione e una ricollocazione, io aggiungo anche tutelando ovviamente e garantendo la posizione contrattuale preesistente prima, quindi con i relativi diritti e doveri che prima praticamente erano eh, diciamo, acquisiti dai lavoratori. Grazie. Grazie, la parola al consigliere Gambino. Grazie, io, io ho grande stima del vicepresidente, però mh, e capisco anche le difficoltà nel quali lui eh, opera quotidianamente. Questa è stata, credo, la prima, una delle prime leggi a, 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 deliberate qui in, in Consiglio. E sembra di stare purtroppo su questo versante, nonostante io avevo a suo tempo evidenziato una serie di criticità rispetto a quella legge, sembra di stare all'anno zero. Con grande difficoltà nell'agronocino sarnese quello lì fu fatto il trasferimento degli, dei lavoratori eh, e dell'impianto alla Gori, quello là di Scafari già qualche anno fa, però da allora purtroppo nulla è stato fatto perché ci sono delle difficoltà oggettive, difficoltà che a mio avviso non vengono affrontate con la dovuta determinazione anche da parte della, della regione Campania, obbligando, obbligando senza se, senza ma l'ente gestore perché evidentemente se l'ente gestore non gli conviene potrebbe anche dire fare un passo indietro. Se la legge è questa deve essere attuata in ogni sua uh, uh, sfaccettatura. Evidentemente l'ente gestore da una parte vuole prendere e da molte altre parti non, non vuole assolutamente dare servizio ai, uh, ai cittadini. Ma al di là di questo aspetto che io posso soltanto prenderne, uh, prenderne atto, uh, avevo fatto anche la, uh, il quesito sul fatto del... Delle aspettanze che dovevano essere date alla Regione al uh, 2017-2018, per sapere anche su questo aspetto, su questo fronte, perché e eh, se verranno date questi, questi soldi. ai uh, a, a... No. Esatto. Uh, grazie. Un attimo, Vicepresidente, uh, mi, mi chiedeva per pochissimi secondi, immagino, eh, la parola al Consigliere Saiello e poi dopo risponde il Vicepresidente. Una cosa importante è che volevo delle rassicurazioni sulla tempistica, visto che comunque parliamo di lavoratori, quindi parliamo di esigenze anche diciamo, per contrastare delle situazioni particolari che ci sono e quindi volevo delle rassicurazioni sui, sui tempi. Grazie, prego Vicepresidente. Noi intendiamo naturalmente... Affrontare questo tema con l'organizzazione sindacale nelle prossime settimane, insomma, non, non nei prossimi mesi. E, naturalmente ho informato il consigliere Saiello sugli sviluppi che io credo saranno comunque positivi. Eh, è vero che nella unificazione delle interrogazioni è sfuggita la seconda parte sui pagamenti che è un po' tediosa. Per cui io la consegnerei per iscritto se il consigliere è d'accordo, perché fa tutta la storia dei vari mandati, impegni di spesa eccetera eccetera per cui se è d'accordo gliela consegnerei per iscritto anche per economizzare i lavori del nostro Consiglio. Grazie. 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 Allora passiamo all'interrogazione numero 148 a firma del, pre, del Consigliere Gambino oggetto, oggetto ACER e ACP provinciali revoca delibera della giunta regionale numero 72 cessazione esercizio provvisorio bilancio 2018. Prego consigliere. Grazie Campino. signor presidente, cercherò di essere quanto più sintetico eh, possibile. È abbastanza articolata questa interrogazione, sì. se può in Premesso modo... che con delibera di giunta regionale numero 226 del 2016 è stato approvato il regolamento riordino degli istituti autonomi per le case popolari ACP e istituzione dell'Agenzia Campania per l'edilizia residenziale ACER. Al comma 1 dell'articolo 8 del regolamento è stabilito che nelle more della Costituzione degli organi previsti dallo Statuto dell'ACER, per procedere alla ricognizione dei rapporti giuridici e ad ogni adempimento necessario nell'avvio dell'attività, è nominato con decreto del Presidente della Giunta un commissario straordinario che entro 120 giorni conclude l'incorporazione degli istituti ACP della, di tutta la Regione nella costituita ACER. Con delibera numero 227 del 2016 è stato demandato ai sensi del regolamento al Presidente della Giunta la nomina del Commissario Acer con decreto del Presidente numero 134 del 2016 è stato nominato commissario straordinario l'architetto Alberto Romeo Gendile, dirigente dell'amministrazione regionale cui sono state conferite anche le funzioni di commissario straordinario e di rappresentante legale degli ACP fino al loro incorporamento nell'ACER. Con decreto di Giunta Regionale Campana numero 673 del 2016 è stato prorogato a Gentile l'incarico fino alla nomina degli organi istituzionali dell'Acer e comunque non oltre 90 giorni. Con l'articolo 13,4 legge regionale 29-12 2017 numero 38 l'incarico veniva ulteriormente prorogato al 31-12 2018 illegittimamente a mio avviso eh, eh, con delibera di giunta regionale numero 72 del 2018 è stato arbitrariamente ridotto il termine opes legis del 31/12/2018 al 31 giugno 2018 sulla vicenda incomprensibile stante l'assoluta carenza di potere in capo alla giunta regionale di poter modificare una decisione stabilita da una legge regionale si è scatenata una Marea di voci che attribuirebbero tra il le legittimo intervento modificativo alla necessità di conferire l'incarico a un soggetto oggi ricoprende ruoli di vertici in organizzazione sociale e a caratura regionale. Rilevato che a dicembre 2017 il Commissario Acer ha disposto per gli istituti governati l'esercizio provvisorio per il 2018, non avendo essi potuto approvare entro, entro dicembre 2017 il bilancio di previsione 2018 e quello 2018-2020, perché secondo il commissario per il 2018 anche gli ACP dovrebbero ricorrere al sistema armonizzato del bilancio, di cui al, al decreto legge 118 del 2011. È stato chiarito anche da fondi ministeriali che il sistema di armonizzazione contabile può e deve essere avviato con decorrenza 2018 e 19. Previa, previa concretizzazione nell'esercizio 2018 di una serie di attività operative, giuridiche, contabili, amministrative e organizzative, non eliminabile, né eh, riavviabile stando la loro obbligata resa operatività propedeutica all'avvio del nuovo regime contabile. Il perdurare di questa incertezza produce danni incalcolabili agli ACP e ai fornitori, bloccati i pagamenti e anche le attività ordinarie di manutenzione. Tutto ciò con un rischio di essere costretti anche giuridicamente al pagamento di interessi per ritardo di pagamento e a danni radiali per procurato deopaparamento del patrimonio immobiliare gestito. Atteso che la situazione descritta non è procrastinabile perché non sussiste alcun impedimento di carattere normativo, si interroga la, regione, eh, la Giunta regionale e per essa Assessore dell'edilizia residenziale, nonché la competenza di direzione regionale del governo e del territorio per sapere a ah, se ritengono di intervenire, rilevando che ci sia trattato di un mero errore, di revocare la delibera di Giunta eh, regionale eh, Campane numero 72 del 132 2018 che è intervenuta arbitrariamente in carenza di potere modificando una, de una definitiva e non interpretabile decisione del Consiglio regionale in quanto eh, quella adottata con l'articolo eh, 13,4 legge regionale 29, 12, 2017 numero 38. B. Se ritengono di chiedere in virtù dei loro poteri al commissario Acer cioè di procedere con urgenza a porre fine all'esercizio provvisorio del bilancio 2018, adottando e facendo adottare dai commissari subdelegati il bilancio definitivo, numero, definitivo 2018 consentendo quindi agli ACP provinciali di operare in piena gestione nell'ambito delle risorse disponibili sui fondi di cassa, sussistenti come, eh, per come destinate al pagamento eh, dei residui. Grazie. Grazie, la parola al Vicepresidente. La vicenda degli istituti autonoma Casse Popolare è una vicenda abbastanza nota, eh, anche qui mh, il divario tra i costi gestionali e le poche entrate, fondamentalmente quelle legate alla riscossione dei canoni, eh, ha creato una situazione di grave difficoltà. Eh, in questo contesto l'amministrazione regionale. Ha deciso di arrivare a una semplificazione e quindi anche ad economizzare i costi di gestione, costituendo un'unica agenzia regionale, come veniva ricordato dal consigliere interrogante. Eh, I tempi sono stati più lunghi di quelli previsti perché il subentro di un nuovo organismo alle gestioni pregresse non poteva avvenire al buio e al di fuori di un quadro di certezze, eh, per cui è stato necessario regolarizzare l'approvazione dei bilanci di tutti gli istituti e, e questo sicuramente ha determinato un ritardo rispetto ai tempi previsti. La richiesta revoca della delibera di giunta che prevede di chiudere la fase transitoria al 30 giugno eh, muove da una considerazione non condivisibile e cioè eh, di un presunto contrasto con la legge regionale che prevede la diversa data del 31 dicembre del 2018. In realtà quella data del 31 dicembre 2018 è un orizzonte temporale massimo, limite, quindi è un termine entro. Ora se l'amministrazione eh, riuscisse, così come credo che sia nell'auspicio nell generale, ad anticipare questo termine, eh, ciò sarebbe coerente con la finalità della legge di riforma. Eh, la Giunta si è data questo termine, ma più che per darlo a se stessa, è per dare un termine acceleratorio al commissario e agli istituti per non arrivare poi al 31 dicembre con la esigenza di fare l'ennesima proroga. Quindi per la parte relativa alla richiesta d'epoca credo che non sia necessaria. Viceversa, sulle altre osservazioni... Eh, dell'interrogante che mh, richiamava eh, in verità fondatamente delle problematiche in ordine alla gestione più corretta di questa transizione, vi sono stati anche dei contrasti, vi sono state anche delle discussioni eh, fra la nascente agenzia e i vari istituti. Eh, questi contrasti hanno trovato composizione in una riunione che si è tenuta il 14 marzo, alla presenza dei direttori generali, degli istituti, dei referenti finanziari e dei revisori unici. Proprio per superare le difficoltà emesse si conveniva di trasmettere generalmente e formalmente al commissario straordinario Acer il conto consultivo 2016 ed il bilancio di previsione 2018-2020 secondo il decreto ministeriale 10 ottobre 86 allegando la relazione intesa quale atto extracontabile e documento previsionale di risultato alla luce della vigente armonizzazione contabile finanziaria di cui al decreto legislativo 118/2011. Fatte queste debite premesse e, e quindi eh, per con specifico riguardo al secondo dei quesiti della interrogazione è da evidenziare che a partire dal 30 aprile e dal tutto il 28 maggio 2018 il commissario straordinario Acer, anche quale commissario ACP ha provveduto con proprio decreto a prendere atto e ratificare i bilanci previsionali 2018-2020 di tutti gli istituti, al fine di consentire il ritorno all'ordinaria amministrazione anche sulla base dei pareri non sempre completamente favorevoli da parte del revisore. Si è così assistito al termine dell'esercizio provvisorio che per trant, peraltro, come noto, non avrebbe potuto protrarsi oltre i quattro mesi dall'esercizio finanziario 2018. Lo stesso Commissario, con i decreti di approvazione e ratifica dei bilanci previsionali relativi al triennio 2018-2020, ha preso atto della produzione della relazione extracontabile che consente di ottenere gli elementi più significativi previsti dal decreto legislativo 118-2011 e di proseguire quindi il percorso di incorporazione degli Istituti Autonomi e Casa Popolare nella Costituenda ACER. In ultimo, sulla base delle risultanze delle relazioni extracontabili prodotte, il Commissario ha avviato specifiche attività di approfondimento con i consulenti finanziari Acer e con il Revisore Unico della Gestione Commissariale finalizzate a fornire all'amministrazione regionale un chiaro quadro della situazione economico-patrimoniale degli istituti e a inquadrare le possibili soluzioni da affrontare nel redigendo piano di ristrutturazione aziendale. Si prevede che detto approfondimento si possa completare entro la fine del prossimo mese di giugno 2018. Quindi mh, vi sono state indubbiamente delle problematiche connesse all'armonizzazione contabile di diversi bilanci e di diversi istituti, al subvento del nuovo organismo nei vecchi organismi, ma il Commissario ha dato un'accelerata, forse è servita anche quella scadenza del 30 giugno fissata alla Giunta regionale per completare il percorso. Naturalmente, daremo informato il Consiglio regionale, segnatamente il Consigliere interrogante sugli sviluppi di questa attività. Grazie, la parola al Consigliere Campino per una breve sì, reazione. Grazie, poiché io prendo atto dell'approvazione del, eh, del bilancio, questa è un'interrogazione che ho sottoposto già qualche mese fa, eh, con piacere mi auguro che si possa dare un'accelerata rispetto a questo, su questo versante, perché ripeto, il problema non è legato soltanto... A, a, agli ACP, ma ai tanti fornitori e a mio avviso anche agli utenti che evidentemente non possono soffrire di servizi adeguati rispetto a questo tipo di problema. Grazie. Grazie. Allora interrogazione numero 171 presentata al Consigliere Michele Cammarano, oggetto criticità nella de delimitazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Prego. Salve, buongiorno. Allora, leggo un attimo l'interrogazione. Allora, sulla normativa europea, dispone che gli Stati membri designano come zone vulnerabili tutte le zone note del loro territorio che scaricano nelle acque e che concorrono all'inquinamento. L'articolo eh, 92 del decreto legislativo 3 aprile del 2006, numero 152, norme in materia ambientale, disciplina le modalità di individuazione e aggiornamento delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, disponendo che almeno ogni 4 anni le regioni, sentite le autorità di bacino, devono riesaminare e, se necessario, opportunamente rivedere o completare le designazioni delle zone vulnerabili, a tal fine predisponendo un programma di controllo per verificare le concentrazioni dei nitrati nelle acque dolci per, il, per un periodo di un anno. Nelle zone così individuate devono essere attuati programmi di azione definiti dalle regioni. Considerato che con delibera 762 del 5 dicembre 2017 la Regione ha approvato una nuova delimitazione delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola sulla base dei dati della rete di monitoraggio ARPAC dell'ultimo quadriennio utile 2012-2015, confermando il programma d'azione per le zone in parola di cui al DGR 209 del 2007. Nelle more della predisposizione del nuovo programma d'azione, nelle zone vulnerabili, si continuerà ad applicare il programma d'azione di cui alla delibera di giunta 209 del 2007, atteso che l'applicazione della delibera 762 del 2017 ha evidenziato una serie di criticità per gli operatori del settore. In particolare l'atto ha portato oltre 316.000 ettari la superficie delle zone vulnerabili pari al 23,15% del territorio regionale in cui viene esteso il divieto di apportare concimazioni con un contenuto di azoto superiore a 170 kg per ettaro l'anno e che come riportato anche da mezzi di stampa l'effettiva applicazione della delibera porrebbe le 120 imprese bufaline e le 84 bovine Dinanzi a due possibili alternative per adeguarsi ai nuovi parametri. Trovare sistemi innovativi per denitrificare, abbassando la percentuale ovviamente di, di azoto, i reflui o procedere all'abbattimento della metà dei capi di bestiame posseduti. Rilevato che, con il decreto dirigenziale numero 2 del 12 febbraio 2018, si è avviato il procedimento di revisione del programma d'azione per le zone vulnerabili all'inquinamento da nitrati di origine agricola, che dovrebbe concludersi entro l'11 dicembre 2018. Lo stesso decreto ha rinviato l'applicazione al programma all'11 dicembre 2018 per le nuove zone vulnerabili individuate eh, con DGR 762 del 2017 e fonti di stampa riportano altresì che la delibera sarebbe stato oggetto di impugnativa di l'Ansaltar Campania. Quindi vi chiediamo se si prevede di sospendere l'applicazione, quindi fare una proroga e eh, se si prevede la costruzione di impiantistica pubblica di gestione dei rifiuti zootecnici. Questo è un tema diciamo, abbastanza caldo, soprattutto nelle aree casertane e anche nella piana del Sele. Noi abbiamo fatto vari incontri, Presidente, sia con, con, con il Diretti sia con, con gli allevatori. Il problema è sempre quello, cioè da una parte c'è eh, un po' l'inconsapevolezza diciamo, degli allevatori su questo tema. La grande confusione anche sul, sulle cose che potrebbero fare loro, sia dal passo dire, dal biogas, a magari a sistemi interni per, eh, per gestire i reflui, come, per esempio, fa bene l'azienda Vannula, ad esempio, c'è un sistema interno che riescono sia a farci il compost per il biologico del, dei loro campi, sia a gestire il problema. Dall'altro c'è anche da chiedersi eh, quanto poi le aziende bufaline inquinino. In Lombardia eh, hanno fatto vari studi eh, e sono arrivati alla conclusione che solo il 30% era dovuto all'inquinamento dell'azienda dell zootecnica. molto in Campania sono ai depuratori, dove siamo in infrazione con la Comunità Europea su decine di comuni in quelle aree. Grazie, prego Vicepresidente. No, ma, eh, il tema... Sollevato dall'interrogante è eh, di grande rilievo e eh, merita la massima attenzione eh, perché incrocia due eh, nostre sensibilità particolari: da un lato, eh, la doverosa tutela dell'ambiente, che ovviamente significa rispettare l'ecosistema, ma anche tutelare la salute delle persone. Dall'altro lato, come garantire condizioni di sostenibilità ad un settore che è una delle eccellenze della nostra regione e che eh, dobbiamo non solo eh, difendere, ma valorizzare in tutte le sue straordinarie potenzialità. Eh, la eh, decisione di regolamentare. Eh, lo spandimento eh, dei refri zootecnici sul terreno e di determinare dei nuovi parametri di eh, accettabilità di questa operazione non è una scelta regionale, è la conseguenza di una direttiva dell'Unione Europea. In particolare i lavori che hanno condotto alla nuova delimitazione delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola. Eh, è stato un lavoro complesso e eh, si è partiti da oltre 700.000 ettari interessati da fenomeni di eutrofizzazione e dopo un lungo negoziato con il Ministero dell'Ambiente si è arrivati ad approvare la nuova delimitazione che ha portato gli ettari interessati a circa 316.000 e i comuni coinvolti a 311. Gli obiettivi che si intendono perseguire nella riduzione delle zone vulnerabili sono a volte la riduzione del contenuto dei nitrati nei corpi idrici, in quanto è noto che la trasformazione del nitrato in nitrosammine è causa di diverse patologie per la salute umana. Eh, una eventuale sospensione della delibera 762 del 2017 non appare in questa fase opportuna perché esso è un atto di doverosa attuazione di una direttiva europea e questo potrebbe esporre la regione all'apertura di un contenzioso comunitario con le conseguenti sanzioni. Eh, nel contempo è da sottolineare che dall'entrata in vigore della delibera numero 762 non derivano obblighi immediati per gli operatori del settore ricadenti nelle aree designate come nuove zone vulnerabili. Il decreto legislativo 152, come la stessa direttiva europea, prescrivono infatti che le regioni all'articolo 92,7, rivedano i programmi di azione entro un anno dalla data di designazione e provvedono alla loro attuazione nei successivi quattro anni. L'unico limite temporale deriva invece dalla legge regionale numero 14 del 22 novembre 2010, che all'articolo 3,4 prevede che le aziende agricole obbligate in zone vulnerabili di eventuale nuova designazione provvedono all'adeguamento ad delle proprie strutture entro non oltre due anni della suddette designazione. Eh, è evidente che occorrerà, anche se anche la delibera 762 fa seguito al lavoro di un comitato che ha visto la partecipazione delle associazioni degli allevatori. Probabilmente occorre riprendere questo dialogo e definire anche con. Gli operatori economici del settore le modalità più giuste per affrontare questo tema. È chiaro che, eh, in prospettiva, la distribuzione sul territorio di questi eh, reflui zootecnici deve essere un'ipotesi molto residuale, come nel ciclo dei rifiuti deve diventare una discarica, noi dobbiamo puntare a un trattamento industriale. Considerato che i gas prodotti da questi impianti e il compost derivante dal trattamento di questi, Reflui sono sostanze di straordinario valore economico, cioè il compost che deriva dal trattamento dei reflui zootecnici è il migliore compost in assoluto sul mercato. Eh, qual è il problema? Il problema è che sono impianti sostanzialmente a servizio di un'attività imprenditoriale privata, cioè non è il depuratore a servizio del ciclo delle acque, opera pubblica che va sulla tariffa dell'utenza e che rientra in una gestione complessiva di questo servizio. L'impianto e alcuni esempi che ci sono in Italia di impianti virtuosi per il trattamento dei reflui zootecnici sono ad iniziativa imprenditoriale degli allevatori che si sono costituiti in consorzi. Eh, io ho svolto e proprio nei prossimi giorni eh, eh, svolgeremo, eh, sembrerà strano anche più tardi, ne svolgerò una proprio oggi, eh, ma è un caso, eh, eh, riunione di approfondimento su come possiamo trovare il modo per sostenere iniziative imprenditoriali anche con finanziamento pubblico considerato l'interesse generale a che questa attività si svolga nel rispetto dell'ambiente e della salute io credo che sia possibile in qualche modo agevolare queste iniziative non possiamo porli a carico della tariffa generale perché non è un impianto di depurazione eh, stiamo individuando delle soluzioni, ma la strada, d'altronde l'interrogante stesso vi faceva cenno e io sono d'accordo con lui, la strada è quella di perseguire una dotazione impiantistica industriale moderna, perché per quanto noi impazziremo a trovare parametri e sottoparametri, lo spandimento sul terreno creerà sempre dei processi di atrofizzazione dei territori che saranno oggetto delle censure dell'Unione Europea o degli organismi preposti alla tutela ambientale. Quindi mh, eh, il tavolo tecnico che credo vada riconvocato con le associazioni di, degli allevatori deve riguardare a eh, come noi gestiamo il regime transitorio per l'attuazione della delibera 726, B quali sono i modelli più appropriati per una gestione industriale di questo problema. Grazie, prego Consigliere Cammarano. Lei faceva giustamente riferimento alle riunioni con, con gli allevatori. Sì, quello è un metodo. Io ho citato il biogas tra i vari metodi possibili, ma ce ne sono. L'altra sera ne abbiamo mostro, solamente con i tecnici elencate tipo un 12-13, eh, di cui alcune voglio dire anche molto virtuose, ma soprattutto micro, micro impianti che è più possibile insomma, che l'allevatore riesca a gestire diversi da solo soprattutto quando c'è allevamento e caseificio direttamente perché molti sono gli esempi di, oramai di, di allevatori che hanno già aperto un caseificio e quindi riescono a gestirlo direttamente da soli solo che volevo fare riferimento alle altre regioni che però non hanno eh, diciamo, accolto la, la normativa europea cioè, queste sono fonti col diretti mi citavano lombardia ed emilia romagna che, a, che ad oggi non hanno, non hanno fatto nulla semplicemente perché lì tra suini e bovini, cioè chiuderebbero praticamente il 75% degli allevamenti. Eh, però è chiaro che noi dobbiamo, dobbiamo trovare una soluzione a, a questo problema eh, in entrambi gli ambiti, pu può essere anche un modo per, per capire un attimo meglio, anche grazie ad ARPAC, quali sono poi gli sversamenti che inquinano, quindi dedicare un po' di attenzione anche magari alla depurazione che abbiamo nei comuni e può essere diciamo, l'occasione per... Eh, per fare entrambe le cose, occuparci dell'ambiente soprattutto del, in ambito fluviale e, e anche di, di conservare il nostro prodotto d'eccellenza che è la mazzanella di bucola campana. Grazie. Eh, grazie consigliere Cammarano. Per quanto riguarda invece l'interrogazione numero 172 gli uffici per approfondimento hanno chiesto un rinvio della qualcosa è stata informata eh, l'interrogante l'onorevole eh, Maria Muscarà. Quindi passiamo all'interrogazione numero 175 eh, perché quella 174 il consigliere Cesaro è assente, anzi è presente, quindi interrogazione numero 174 presentata al consigliere Cesaro oggetto rete fognaria del Comune di eh, Gragnano. Eh, prego consigliere Cesaro. Grazie Presidente. Premesso che la mancata realizzazione di infrastrutture idonee a garantire la tutela ambientale e il disinquinamento dei territori espone gli stessi ad evidenti rischi di possibili disastri ambientali, che in, cost in costanza di tale evidenza sono stati negli anni programmati numerosi e diversi interventi in campania, a volte la realizzazione di impianti e reti di smaltimento delle acque reflue, più comunemente definite acque nere. <coughs> che tra quelli maggiormente resistono di criticità e di ritardi, rientra sicuramente quello suddiviso in due lotti, relativo alla rete fognaria di Gragnano, opera pubblica attesa da quasi un ventennio, che in particolare a fronte del completamento dei lavori affidati all'agenzia regionale Arcadis, attualmente in liquidazione, solo quelli relativi al primo lotto sono stati completati, ma non tutti collaudati e trasferiti per competenza alla Gori che in data 20-12-2013 la stessa agenzia regionale determinava la rescissione contrattuale con lati, affidataria dei lavori del secondo lotto, successivamente ratificata con, con sentenza esecutiva, notificata da Arcadis in data 10-2-2017, che l'Arcadis avrebbe dovuto dunque procedere ad un nuovo affidamento per il completamento della rete fognare del Comune di Gragnano, che, nonostante le numerose sollecitazioni politiche e istituzionali formulate dagli amministratori locali e dal sottoscritto all'indirizzo di Arcadis dei competenti uffici e del governo regionale, si continuano a registrare ritardi e inadempienze, sia nell'ordine necessario, necessario aggiornamento del progetto che dei relativi trasferimenti finanziari, oltre che in ordine alla consegna della Gori delle opere terminate e collaudate. Tanto premesso, interrogo l'assessore Fulvio Bonavitacola per conoscere insieme con le ragioni reali che hanno determinato i gravi ritardi in cui alla premessa, se non si ritenga indispensabile, trasferire con urgenza le opportune risorse necessarie al completamento delle opere in parola e quali iniziative si auspica straordinarie si intendono adottare per tentare di recuperare almeno in parte i gravi ritardi sin qui accumulati. Grazie. Grazie consigliere Cesaro, prego vicepresidente. Sì, eh, nel merito dell'intervento, eh, già l'interrogante ricordava la risoluzione del precedente appalto, l'esigenza di riappaltare i lavori. In realtà la commissione di collaudo del primo appalto, in data 21 dicembre 2015, Trasmetteva il verbale di accertamento tecnico e contabile alla data del 18 dicembre 2015, eh, evidenziava che per i lavori eseguiti erano stati emessi sette certificati di pagamento, di cui sei liquidati. Tuttavia, nel merito di intervento, i progettisti hanno evidenziato alcune problematiche relative ai tratti oggetto di riappalto. In particolare, dall'attività istruttoria è emesso che al progetto precedentemente appaltato mancavano i calcoli strutturali afferenti alla realizzazione di due ponti pedonabili portatubo di dimensioni consistenti. Inoltre, da un'ulteriore verifica è risultato necessario dover acquisire nuovamente i pareri delle autorità competenti. Ma ciò non basta. Eh, nonostante l'opera ad oggi risulta realizzata al 75%, tuttavia, purtroppo. Ove fosse completata non potrebbe essere comunque messa in esercizio se non a seguito del completamento del recapito finale del sistema, ovvero del collettore subcomprensoriale denominato Gragnano. La cui attuazione, dopo la risoluzione con il precedente affidatario, è oggi in capo al gestore della rete fognaria Gori SPA, che, per quanto eh, di conoscenza, ha in corso le attività proprietarie ad un nuovo affidamento. Per quanto riguarda gli interventi eseguiti, c'è una nota eh, abbastanza articolata e puntuale che io consegnerei all'interrogante, altrimenti sarebbe tedioso leggerla. Quello che eh, credo possa essere un impegno da assumere in questa sede è di convocare rapidamente la Gori SPA per capire qual è lo stato. Della progettazione e delle iniziative volte alla, alla, alla realizzazione del recapito finale, senza il quale l'opera rimarrebbe sostanzialmente incompleta. Grazie, prego, consigliere Cesaro. Grazie, presidente Bonavitacola. Quindi riteniamo un impegno preso quello di fare un tavolo con Gori in modo da approfondire una vicenda che oggettivamente come stesso lei ha potuto, uh, ha potuto notare va avanti da, uh, da decenni grazie grazie, grazie consigliere Cesare. allora interrogazione numero 175 presentata dal consigliere Zinzi bozza di stabilizzazione del personale precario del settore sanitario, prego grazie Presidente. Beh, io sul tema sono già intervenuto con un'interrogazione il 24 gennaio. Ho chiesto lumi rispetto al tema della stabilizzazione dei precari nel comparto della sanità. Devo anche confessare che gli uffici sono stati celeri nel rispondermi e lo hanno fatto in maniera puntuale, ma mi hanno lasciato dei dubbi. Perché in un primo momento su sollecitazione di tanti precari eh, si era paventata l'ipotesi che ad, ad essere applicato non fosse il decreto Madia ma la legge 208 del 2015. Questo aveva destato una oggettiva preoccupazione. Poi c'è stato un chiarimento appunto da parte degli uffici. A seguito di questo chiarimento sorge un altro dubbio eh, e il dubbio riguarda il fatto che. L'applicazione del decreto Madia eh, sia stato concepito probabilmente dalla Regione Campania in maniera alquanto bizzarra, nel senso che assieme ai cococò -CO e assieme alle partite IVA non si includono i cocopro. E se solo facciamo il caso dell'Aslo di Caserta, 150 lavoratori, e parliamo di medici, infermieri, biologi, chimici, amministrativi, sono eh, assunti con un contratto. Di collaborazione coco pro. Per cui volevo spiegazioni in tal senso perché l'obiettivo eh, della nostra azione deve essere rendere la sanità campana più efficiente, e per farlo abbiamo bisogno che anche i lavoratori, che sono professionisti seri e che, e che lavorano all'interno di un comparto garantendone il funzionamento con obiettivi di eccellenza, abbiano la possibilità di programmare il proprio futuro e di farlo con la certezza dell'applicazione della norma. E allora la domanda che io pongo al Presidente è proprio questa, qual è eh, l'obiettivo eh, che ha la Giunta regionale rispetto alla stabilizzazione dei precari, eh, obiettivo eh, che noi perseguiamo e la mia domanda eh, contiene anche una disponibilità a dare un aiuto affinché l'obiettivo si raggiunga eh, già dai banchi del Consiglio regionale. Grazie, Grazie prego Vicepresidente. Ma eh, naturalmente il tema della stabilizzazione è assolutamente eh, al centro delle attenzioni dell'amministrazione regionale, che eh, ovviamente lo inquadra nell'eredità nell del sistema salute eh, che ha ricevuto questa amministrazione, ivi compreso il noto regime di commissariamento. E i noti e collegati vincoli assunzionali oltre che eh, di altra natura che eh, condizionano l'attività dell'amministrazione in questo settore. Eh, Tant'è che eh, il commissario, presidente della giunta regionale, è molto impegnato e recentemente vi sono stati dei riscontri positivi anche con le autorità ministeriali centrali, sia dell'economia sia del ministero della salute per raggiungere un obiettivo per noi straordinario quello di uscire dal regime di commissariamento entro il corrente anno è chiaro che questo determinerebbe un contesto e uno scenario eh, assolutamente benefico su tutti gli aspetti di questo settore in particolare per quello che riguarda la stabilizzazione delle risorse umane che vengono utilizzate oggi ancora a titolo precario ma io aggiungo anche perché no l'entrata eh, nei nostri ospedali, nelle nostre eh, aziende sanitarie, nei, nelle nostre strutture anche di nuove energie, di nuove professionalità che eh, in verità, per fortuna, non mancano. Per quanto riguarda la questione specifica dell'interrogazione, il Presidente della Giunta regionale, in data 13 febbraio 2018, ha stipulato un protocollo di intesa con le organizzazioni sindacali CGL e Will dove è stato convenuto di utilizzare tutti gli strumenti normativi possibili per il superamento del precariato a legislazione vigente. Al fine di dare attuazione al suddetto protocollo è stato convocato un tavolo di confronto con eh, i sindacati categoriali, dove è stato condiviso in primis l'obiettivo di effettuare una puntuale e aggiornata ricognizione di tutto il personale attualmente operante presso le aziende sanitarie della Campania. Con una nota del 23 marzo 2017, l'amministrazione regionale ha dato avvio al procedimento ricognitivo del personale in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 75-2017. Presso le aziende sanitarie, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie e gli istituti di ricerca, nelle more del leader ministeriale, relativo al piano dei fabbisogni di personale. Le ASL hanno provveduto a trasmettere i dati relativi alla ricognizione che necessita di ulteriori specifici approfondimenti per alcune unità di personale. A seguito dell'acquisizione dei dati, si è riconvocato il tavolo si è condivisa in quella sede con l'organizzazione sindacale la necessità di emanare linee guida regionali per uniformare le procedure di stabilizzazione nel rispetto della normativa vigente in modo che tutte le aziende abbiano indicazioni eh, di lavoro assolutamente omologhe tra le diverse aziende stesse. Inoltre in prima applicazione si è condivisa la necessità di dare avvio al processo, del processo relativo al personale in possesso dei requisiti di cui al comma 1 articolo 20 del decreto legislativo 75 2017 un primo step a tal fine in data 25 maggio si è tenuto il tavolo di confronto nel quale eh, sono state in occasione del quale sono state consegnate le linee guida alle organizzazioni sindacali che la regione eh, eh, intende applicare per eh, i processi di stabilizzazione le organizzazioni sindacali hanno preso atto e si sono riservate di fare delle loro osservazioni che saranno esaminate nel corso della prossima convocazione. Con nota del 30 maggio 2018, quindi sostanzialmente recentissima, si è proceduto a richiedere al coordinamento tecnico interregionale un parere in merito all'ammissione nell'applicazione del comma 2 articolo 20 del decreto legislativo 75 2017 di alcune tipologie contrattuali quindi veniamo specificamente al tema dell'interrogazione quali COCO -co PRO articoli 15 7 15 s decreto legislativo 502 92 al fine di una uniforme applicazione della normativa su tutto il territorio nazionale si è in attesa di questi eh, chiarimenti Confermando che l'indirizzo politico amministrativo dettato dal Governo regionale è fortemente indirizzato all'obiettivo di applicare, di ricercare e applicare ogni disposizione che consenta la stabilizzazione del personale precario in senso generale. Grazie, prego, consigliere Gingi. Presidente, bene, ma non benissimo, nel senso che alla. Possiamo migliorare, certo, si può sempre Meno fare male. meglio. Alla mia domanda non trovo risposta nonostante la disponibilità che apprezzo sempre, però eh, al netto dei convenevoli da utilizzare in Consiglio qui ci sono eh, categorie di persone che sono vittime della burocrazia nonostante esistano delle norme. Per cui eh, del confronto e dei vari confronti con i sindacati noi ne eravamo a conoscenza eh, perché chiaramente le associazioni datoriali e le associazioni di categoria del caso ci informano. Eh, che sia necessario probabilmente un approfondimento eh, con il Ministero, ritengo che sia un elemento da cui non si possa prescindere, eh, il dato è che i soldi ci sono, perché questi, gli stipendi di queste persone vengono pagati, eh, però non hanno diritto alle ferie, non hanno diritto alla maternità e quant'altro. E allora eh, nel concludere il mio intervento io mi auguro che prima dell'estate la Regione Campania possa pronunciarsi e dire come intende... Uh, affrontare il problema che è un'emergenza e farlo in maniera precisa. Per cui io tornerò ad interrogarvi o quantomeno anche in maniera informale a chiedere uh, quale sia lo stato dell'arte e magari a contribuire affinché il problema si risolva. Grazie. Grazie. Interrogazione Grazie. numero 177 presentata dal consigliere Morto Aruolo, avente ad oggetto azienda ospedaliera Rummo di Benevento, criticità, rapporto di cardiologia. Prego. Grazie Presidente. E di queste ore è l'allarme lanciato dal professor Marino Scherillo, direttore del reparto di cardiologia dell'azienda ospedaliera Rummo di Benevento, che si è visto costretto a disporre della sospensione delle visite e degli esami cardiologici di pazienti esterni per carenza di medici, oltre che di attrezzatura idonea. Tenuto conto che si tratta di un importante reparto di eccellenza a Benevento, e che le scarse risorse di personale e di attrezzature sono da concentrare per i ricoverati in cardiologia che sono in continuo aumento, non di lato ci sono ricoveri in barella, spesso oltre le otto barelle in UTIC, con gravi disagi per i pazienti e difficoltà organizzative per gli infermieri. Da due anni sono in corso i lavori per aumentare di otto posti letto, ma non ancora sono terminati e non si ha certezza sulla data di consegna. Considerato che occorre salvaguardare questa realtà di eccellenza, i numeri dei recovery sono eloquenti in tal senso, circa 2.500 ingressi all'anno, 1.100 interventi di emodinamica, con 600 procedure di angioplastica coronarica per pazienti con infarto miocardico. Si tratta in rummo di uno dei primi centri della Campania ad aver attivato nel settembre 2017 il sistema di telemedicina per la trasmissione dell'elettrocardiogramma direttamente dalle ambulanze del 118 all'unità coronarica per consentire con una pronta diagnosi una un e tempestivi trasferimenti in sala operatoria e quindi tutte le azioni di emodinamica propedeutica. I cardiologi che sono andati via nel corso di questi anni non sono stati sostituiti nonostante l'esistenza all'interno dell'ospedale di una gradatoria formata a seguito di avviso pubblico dalla quale potrebbero essere attinti nell'immediatezza anche i, eh, i professionisti mancanti. Manca il personale infermieristico e le attrezzature mediche risultano talvolta obsolete. E quindi, tanto premesso, si interroga il Presidente, nella qualità di Commissario alla Sanità, eh, quali iniziative si intende intraprendere sul caso di specie. Sottolineo il fatto che eh, quanto espresso dal Dottore Scherillo è stato eh, anche comunicato a mezzo stampa e quindi rilevo in quest'Aula l'allarme sociale anche in generale. Grazie. Grazie, Prego, Vicepresidente. Sì, grazie, mm, Presidente. Eh, il quesito riguarda. La criticità del reparto di cardiologia dell'azienda ospedaliera Rummo di Benevento. Eh, in questione eh, l'azienda ha evidenziato tuttavia che ad oggi non è mai esistito alcun reale rischio di sospensione del servizio H24 di emo dinamica per carenza di personale oltre che di attrezzature idonee. Circostanza quest'ultima chiarita in occasione del comunicato stampa del 12 maggio 2018, oltre che. Dallo stesso direttore del reparto di cardiologia. A tal riguardo, infatti, l'azienda evidenzia che, per quanto riguarda il personale, la Direzione Generale Tutela della Salute e il Coordinamento del Servizio Sanitario Regionale ha autorizzato in via straordinaria in anticipazione sul contingente di dipendenti cessati o che cesserà il proprio rapporto di lavoro con la sua indicata azienda ospedaliera nell'anno in corso. L'assunzione di ben 36 unità di personale, tra cui anche due dirigenti medici cardiologi. Pertanto attingendo alla gradatoria ancora valida e vigente presso l'azienda ospedaliere Rummo, dall'1 giugno 2018 i due nuovi dirigenti medici cardiologi prenderanno servizio presso la unità operativa interventistica. L'azienda inoltre rappresenta che non solo presso la suddetta unità operativa il personale infermieristico è proporzionato al numero di sei posti letto ad oggi previsto, ma che a seguito del futuro incremento di posti letto previsti dall'atto azientale, conformemente a quanto sancito dal piano ospedaliero, il numero di infermieri sarà sicuramente aumentato. Per quanto concerne poi le attrezzature, l'azienda sottolinea che sono in via di ultimazione le procedure per l'acquisizione di nuove tecnologie da assegnare al reparto. E relativamente all'unità terapia intensiva coronarica, precisa che i lavori oggetto di riprogrammazione nell'ottobre 2017 sono stati tutti preventivamente coordinati e condivisi con il direttore dell'unità operativa interventistica e unità terapia intensiva coronarica. Tutto questo al fine di venire incontro alle esigenze di volta in volta rappresentate, volte a garantire una maggiore funzionalità degli ambienti attraverso gli interventi che sono in corso d'opera. Alla luce di quanto sopra, risulta eh, infondato, a giudizio dell'azienda, alcun pericolo di garanzia dei livelli essenziali di assistenza per i cittadini, come è evidente, l'amministrazione regionale riferisce notizie che vengono riportate da quelle che sono le posizioni e le informazioni dell'azienda. Eh, e quindi in questo senso io sono semplicemente un latore in questa sede. Grazie. Grazie, prego, consigliere. Grazie, pronto. presidente. Sono assolutamente soddisfatto dell'interrogazione. Grazie. Ringrazio. Interrogazione numero 169, a firma del consigliere Francesco Emilio Borrelli, avendo ad oggetto licenziamento del primario di emodinamica e cardiologia dell'azienda ospedaliera di Caserta. Prego. Sì, grazie. Allora, quello che sottopongo oggi è un'interrogazione legata a una vicenda che ha mh, degli aspetti eh, da, ehm, da chiarire, in quanto che è data in un modo, ma sembrerebbe che si sta sviluppando in un altro. E cioè, il 27 febbraio 2018, presso l'azienda ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, decedeva un paziente di 56 anni, immediatamente dopo essere stato sottoposto a un intervento chirurgico per la chiusura auricola atriale sinistra. Il paziente sarebbe stato ricoverato alcuni giorni prima e al momento del ricottero avrebbe presentato diverse patologie, fibrillazione atriale, permanente, vabbè, insomma tutta una serie di problematiche. Secondo quanto riportato dagli organi di informazione, il paziente avrebbe smesso di respirare per una complicazione polmonare a seguito dell'intubazione. A seguito del decesso l'azienda ospedaliera avviava un'indagine interna nominando un'apposita commissione. All'esito dei lavori della commissione il direttore generale dell'azienda adottava in data 22 maggio 2018 un provvedimento di licenziamento in tronco senza preavviso del dottor eh, G.S, primario del reparto di emodinamica e cardiologia. Secondo si è potuto, quanto si è potuto apprendere, la commissione avrebbe accertato nella del, che nella cartella clinica del paziente mancava un dato relativo al fattore di rischio riguardo all'anestesia, la cui annotazione sarebbe stata impropriamente affidata dal primario non specializzando, che poi avrebbe omesso tale annotazione. Non è una cosa da poco, visto che poi è morta una persona. La commissione, sempre come riportato dalla stampa, avrebbe comunque riconosciuto la non immediata correlazione tra la negligenza contestata al primario e la morte del paziente. E qua sono cominciate a cambiare le cose. Successivamente, sempre sulle pagine del mattino, appariva un'intervista del primario licenziato, nella quale, oltre a negare la responsabilità del decesso del paziente, paventava addirittura un complotto. Secondo la ricostruzione giornalistica, nel 2015 la commissione prefettizia che reggeva l'ospedale di Caserta aveva organizzato la cardiologia in due ripartizioni: la cardiologia d'emergenza con emodinamica interventistica e la cardiologia clinica. Successivamente, nel settembre 2017, con il nuovo atto aziendale adottato dall'amministrazione ordinaria veniva so soppresso il reparto di emodinamica diretta dal dottor G.S. e di contro, mentre l'azienda ospedaliera avrebbe tentato di inserire nell'organico un altro medico proveniente dalla branca diversa dall'emodinamica, sempre secondo quanto riportato dal quotidiano. A seguito di tale provvedimento organizzativo, il dottor G.S., Proponeva ricorso al Tare e depositava una denuncia alla Procura della Repubblica di Santa Maria Capavetere. Il giornalista ermattivo concludeva l'articolo dicendo: Sullo sfondo, al di là della vicenda, c'è la possibilità dell'imporimento dell di specializzazione all'ospedale. Sarebbe stato bloccato il concorso voluto proprio da questo medico, eh, dal primario di emodinamica. Da qui i problemi del medico con i vertici dell'azienda eh, ospedaliera, per questa ragione ovviamente, poiché, da una prima versione che sembrava assolutamente corretta, se uno. Se un primario causa la morte di un paziente, è giusto che venga licenziato e soprattutto che si parte, parta dai vertici. Ma se non è così, ed è una, eh, come dire, sono dei conti, una un regolamento di conti tra eh, baroni, baroni ospedalieri, allora là la discussione cambia. E quindi ho chiesto al Presidente della Giunta di sapere se si ha conoscenza della vicenda. Se non intende avviare un'indagine a questo punto per verificare quanto sopra riportato circa le circostanze del decesso del paziente e le motivazioni effettive del licenziamento, se non intende verificare quanto paventato è l'articolo circa un complotto addirittura ai danni di questo primario. Grazie, prego Vicepresidente. Ma io a differenza di un film giallo partirei già dalla soluzione e quindi non c'è nessun collegamento tra il... Uh, licenziamento uh, e l'approvazione dell'atto aziendale. Uh, tutta la vicenda è ben ricostruita in una nota che io poi darei al consigliere interrogante perché è densa di dati, di atti, eccetera, che non mi sembra opportuno leggere in questa sede. Qui posso soltanto anticipare che l'azienda ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano uh, sottolinea e precisa, prima di ogni altra comunicazione, che Diversamente da come potrebbe apparire dalla ricostruzione giornalistica nessuna connessione e accostamento è possibile prendere in considerazione fra l'adozione dell'atto aziendale proposto dall'azienda con deliberazione 150 2017 e approvata dalla struttura commissariale il 17 ottobre 2017 e il provvedimento di licenziamento del dottor in questione avvenuto a seguito di eventi gravi verificatisi all'interno dell'unità operativa dallo stesso diretto che hanno portato al decesso di un paziente. L'adozione dell'atto aziendale contestato dal primario licenziato ha avuto un iter procedurale di gran lunga anteriore al tragico evento del decesso e del successivo licenziamento risalente alla fine del mese di febbraio 2018. Tutti i passaggi della vicenda sono riportati per cui da come si evince e dalla ricostruzione della tempistica fedelmente riportata all'azienda ospedaliera, i due procedimenti, quello legato alla riorganizzazione e all'adozione di un nuovo atto aziendale e quello legato alla procedura di licenziamento del primario, non hanno alcun elemento di contatto, riposando la loro ricostruzione cronologica in tempi obiettivamente distanti. Grazie, prego, consigliere Borrelli. Sì, eh, leggerò ovviamente la risposta dettagliata. Ovviamente mi reputo soddisfatto perché il momento in cui L'azienda si eh, assume la responsabilità di levare la correlazione, resta soltanto l'atto da parte del, eh, dell'azienda nei confronti del primario e su questo, ovviamente, lui ha tutti gli strumenti, qualora ritenesse che sia stato un atto ingiusto, per rivolgersi alle autorità competenti e eh, a appellarsi contro questa decisione. Grazie. Ultima interrogazione, a firma sempre del consigliere eh, Borrelli, la numero 170, ovviamente, ad oggetto. Provvedimenti per garantire. L'incolumità fisica del personale del 118, prego. Sì, grazie Presidente. Ehm, lo scorso 28 maggio un'ambulanza del 118 veniva sequestrata nel parcheggio Il Vecchio Pellegrini di Napoli da parenti, amici o presunti tali di un ragazzo coinvolto in un incidente stradale dopo una folla corsa sembrerebbe per evitare un posto di blocco, almeno a quanto abbiamo letto nelle ricostruzioni delle forze dell'ordine. I sequestratori notando che nell'ambulanza non c'era la barella perché già impegnata il trasporto di un altro paziente, ne sottraevano una dai reparti incastrandola malamente da forza nel vano dell'ambulanza provocando danni al veicolo in quanto non compatibile ovviamente con l'ambulanza, l'autista dell'ambulanza, ovviamente terrorizzata, veniva preso in ostaggio e costretto a salire a bordo. Ma non alla guida del mezzo, ma di fianco, perché alla guida prendeva posto uno di questi personaggi a quanto pare il più facino di tutti che effettuava una partenza sgommando e raggiungendo a tutta velocità il luogo dell'incidente nel frattempo sul luogo dell'incidente già era nel giro di erano sopraggiunte nel giro di pochissimi minuti altre due ambulanze con il personale del 118 e sarebbero state accolte da centinaia di persone con aggressioni verbali e costrette a ripartire con la scorta di decine di scooter guidati da ragazzi per lo più giovanissimi. Quella descritta è l'ennesima aggressione nei confronti di personale del 118, la numero 37 dall'inizio del 2018, secondo l'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate. A cui ne hanno già fatto seguito, almeno altre due ad oggi. Per quanto esposto in premessa. E ovviamente ci ho tenuto a sottolineare questa vicenda per far rendere conto che al di là della mala o della buona sanità, siamo a confronto di un modus operandi di cavernicoli. Il sottoscritto consigliere Giovanni Francesco Emilio Borrelli chiede di conoscere quali urgenti provvedimenti intende adottare la Giunta per garantire al personale del 118 l'incolumità fisica e la serenità necessaria per un adeguato svolgimento del loro prezioso lavoro. Grazie, prego Vicepresidente. Eh, grazie Presidente. Naturalmente eh, le vicende richiamate all'interrogante unitamente ad altri episodi che eh, purtroppo nelle settimane scorse sono balzate all'attenzione della cronaca, riconfermano l'assoluta priorità del tema sicurezza nell'ambito delle attività dell'amministrazione regionale per quanto rientrante nei compiti e nei poteri dell'amministrazione regionale, essendo fondamentalmente un settore demandato la primaria tutela da parte delle forze dell'ordine e quindi di altre amministrazioni dello Stato. Tuttavia, eh, in particolare, eh, nel corso dell'attività lavorativa, eh, gli operatori sanitari delle strutture ospedaliere e territoriali eh, è venuto in evidenza come siano esposti a numerosi fattori di rischio, in particolare i sanitari a più elevato rischio di violenza sono quelli a diretto contatto con gli assistiti nei servizi di emergenza e soprattutto i medici di continuità assistenziale, le cosiddette ex guardia medica, che molto spesso operano da soli in orari notturni in assenza di condizioni adeguate di vigilanza e tutela. Tale proposte sono state predisposte in ambito internazionale, a testimonianza di un fenomeno in crescita nelle grandi città, delle linee guida per l'adozione di apposite iniziative di protezione e prevenzione di fenomeni di violenza, quali ad esempio le linee guida 2015 dell'Istituto Nazionale di Eccellenza in materia di sicurezza relative alla gestione del paziente cosiddetto aggressivo. E le linee guida per la prevenzione sugli episodi di violenza sul lavoro, che forniscono raccomandazioni per orientare le condotte individuali e organizzative. In questa direzione si colloca anche la raccomandazione numero 8, 2007, con la quale il Ministero della Salute ha indicato la necessità che ogni struttura sanitaria abbia un protocollo di gestione di rischio violenza contro gli operatori, incluso nel documento unico di valutazione dei rischi previsto dal decreto legislativo 81, 2008. L'amministrazione regionale è impegnata a dare compiù attuazione a questa raccomandazione ministeriale e alle citate linee guida, tant'è che in data 15 maggio è stata emanata una direttiva, una comunicazione della Direzione Generale per la tutela della salute con cui si invitano espressamente i direttori generali delle aziende sanitarie locali a riporre la massima attenzione sugli aspetti della sicurezza in tale ambito mediante l'adozione di donne e misure strutturali e organizzative tese alla tutela e alla protezione degli operatori che garantiscono quotidianamente, talvolta in condizioni poco agevoli un servizio essenziale per la salute dei cittadini mi sia consentito solo ricordare a riprova della assoluta prioritaria attenzione che i temi della sicurezza urbana rivestono all'attenzione dell'amministrazione regionale che il Presidente eh, De Luca ha voluto conferire un'apposita delega alla sicurezza al dottor Franco Roberti la cui presenza e giunta è di per sé un motivo di lustro per la nostra amministrazione ma che naturalmente è eh, volta ad avvalersi di una professionalità di straordinaria competenza proprio su questa delicata questione e credo che anche attraverso l'apporto del nuovo Assessore Dottor Roberti, potremmo compiere ulteriori azioni incisive per il contrasto a questo fenomeno. Grazie. Grazie Vicepresidente. La parola al Consigliere Borrelli. Sì, volevo aggiungere solo due cose. La prima è che ovviamente ci tengo a specificare che, come giustamente diceva il Presidente Bonavitacola, il fenomeno purtroppo, e dico ahimè purtroppo, è italiano al punto tale che la prima regione per numero di aggressioni al personale Medico è il Veneto e che però questo deve farci capire che ci vuole un approccio diverso. Io sono particolarmente soddisfatto della nomina di Roberti anche perché noi abbiamo inviato abbiamo già deciso di inviargli un pacchetto di proposte per contrastare questi delinquenti, anche spingendo a pagare materialmente per le loro azioni. La seconda cosa, però, che voglio sottolineare è che um, questo, eh, 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 e lo dico come invito alla riflessione rispetto alle azioni, questo sistema diventa per chi, per i medici in prima linea e quelli che fanno correttamente il loro dovere, un motivo di eh, preoccupazione in più. Per quelli che invece hanno sempre un motivo per no, tentare di eh, come dire, non svolgere fino in fondo l'azione la per, per cui vengono pagati, è un motivo per trovare una scusa per non fare fino in fondo il loro dovere. E io su questo ehm, voglio invitare la Giunta a valorizzare al meglio quelli che ogni giorno rischiano e continuano a farlo con grande determinazione e quelli che invece stanno utilizzando questi motivi di aggressione per, come dire, impoverire ulteriormente il sistema di pronto soccorso e di primo soccorso a partire dal 118 della nostra Regione. Grazie. La parola alla Consigliere Muscarà. Verona. Grazie della parola anche perché il mio question time, che era pure sul 118, non ha avuto eh, la possibilità di essere discusso perché stamattina alle 10, nonostante l'interrogazione sia del 7 marzo e riproposta naturalmente in question time perché non c'era stata risposta, è arrivata stamattina una mail nella quale si dice che si inoltra la richiesta della Direzione Generale Tutela per la Salute di rinviare per approfondimenti degli uffici il question time firmato Luigi Galdi d'Aragona, um, io devo soltanto esprimere la mia contrarietà rispetto a quello che si sta facendo o si sta facendo finta di fare intorno alla solidarietà ai lavoratori del 118. Uh, ci sono state, una, e parlo in modo particolare della città di Napoli, che è l'unica città, città che si trova in un'emergenza tale che poi certi comportamenti ormai sono da cronaca nera e non più da, eh, da, da, da sanità. Eh, il 118 napoletano non è più in grado di assistere e non lo è da anni. Eh, la colpa non è soltanto delle ambulanze scadenti, di quelle non comprate, dei medici che sono eh, pochi, della città che è caotica, non è soltanto quello. E quindi non basterà la promessa che ieri ho letto sui giornali che acquisteremo cinque ambulanze, quando in commissione abbiamo, eh, abbiamo verificato che non c'è neanche la gara per queste cinque ambulanze che andrebbero comprate. Il taglio di tutti i servizi territoriali. La chiusura dei centri storici, del, del, eh, de, eh, del eh, dei pronto soccorso, degli ospedali del centro storico di Napoli ha creato una situazione che è assolutamente insostenibile. Quindi, condanna sicuramente per chi aggredisce e per chi eh, picchia, picchi, per chi insegue eh, in questo modo barbaro le ambulanze del 118, ma la, la colpa. Non è né delle persone disperate che aspettano mezz'ora a terra, oppure dei morti per terra che non vengono raccolti, né tantomeno degli operatori del 118 che più di questo non possono fare, ma di una rete sul territorio che ha tagliato tutti. I luoghi, le case della salute, le assistenze, il pronto soccorso. Tutto viene scaricato sul Cardarelli dove le ambulanze rimangono ostaggio del Cardarelli stesso perché non si può fare lo sbarellamento. Quindi io direi che questa questione che risale al 3 marzo e che è l'ultima di una serie di avvenimenti, aveva necessità di essere affrontata in maniera seria. In queste, in queste sale. Invece abbiamo fatto come al solito un po, di, un po' di pubblicità su quello che faremo, diremo un po' di solidarietà senza mai affrontare in maniera seria il problema. Mi pare, grazie, mi pare, grazie della parola. Grazie consigliera Muscarà, mi pare di capire che nonostante gli uffici abbiano richiesto un approfondimento le è stata data la possibilità di esprimere la sua opinione. Per questo l'ho ringraziata ancora prima di intervenire. Non c'è bisogno, grazie a lei la seduta è sciolta.